Allora, l'abbiamo sentita stanotte alle 4 perché ci è arrivata una videochiamata. Sta bene e la cosa da dire è che è completamente libero sul territorio venezuelano, nel senso che è stato completamente scagionato dalle accuse rivolte a lui e agli altri due giornalisti dal magistrato di Maracaibo per incoerenza degli atti prodotti e delle testimonianze prodotte. Quindi sono più che soddisfatto, chiaramente anche lui. È completamente libero sul territorio venezuelano e, come dire, lui non rilascia la dichiarazione, ma questa così la posso dire tranquillamente. Continuerà nell'attività, diciamo, svolta. Vorrà portare a termine il reportage. Lui ha detto: io devo anche, oltre che difendere il mio lavoro, devo difendere la libertà di stampa. Questo è ciò che mi ha detto stanotte. In queste ore, quelle appunto precedenti alla liberazione, avete sentito un po' le istituzioni, vi hanno chiamato per spiegarvi la situazione? Ci siamo sentiti io almeno una sola volta con la Farnesina e colgo qui l'occasione per ringraziare per l'attività svolta la Farnesina, la Federazione Nazionale della Stampa, come dire, un saluto particolare al suo presidente Raffaele Lorosso e alla redazione degli Occhi della Guerra e del giornale.it. E devo ringraziare anche tutti quelli, sono stati tanti, che hanno espresso solidarietà a me e a tutta la famiglia. Per le altre, quando è stato in Afghanistan, in Siria, è stato nel Donbass, la Crimea secessionista, in sostanza dall'Ucraina, è stato pure sul treno della morte. Poi, se volete, lo chiederete a lui che cos'è questo treno della morte. Non abbiamo avuto, almeno io, tanti timori, però questa volta li avevo, perché la situazione in Venezuela è molto tesa e lo si sa. E qualsiasi iniziativa può essere interpretata male da entrambe le parti, diciamo, in questo momento che si fronteggiano. Il governo chavista e l'opposizione.